Chiudiamo la nostra parentesi dedicata al volley e ci dedichiamo al rugby. Dopo l'ultima partita del Sei Nazioni, la vittoria dell'Italia sulla Scozia. Finalmente una bella soddisfazione. Abbiamo così evitato anche il cucchiaio di legno. Davanti a un olimpico gremito con oltre 70.000 spettatori, l'Italia ha battuto la Scozia, ha colto una vittoria importante, ha messo in evidenza alcuni giovani. Insomma, le note positive non sono mancate. Abbiamo parlato ovviamente di questa sfida con il nostro Alessandro Fusco. Commentiamo il successo dell'Italia del rugby sulla Scozia con il nostro Alessandro Fusco. Ciao Alessandro. Ciao Stefano. Ben trovato. Grazie. Ovviamente, dicevo, una meritata soddisfazione. Avevamo bisogno, no, di chiudere con un bel sorriso, con una bella vittoria, perché intanto evitiamo il cucchiaio di legno e lasciamo l'ultimo posto agli scozzesi. E come hai scritto tu sul tempo, finalmente Italia. Ecco, chiudiamo il Sei Nazioni col sorriso. Meta di Venditti, Parisse supera e difesa di ferro, 72.000 in delirio all'Olimpico. Vogliamo partire proprio dal grande clima di entusiasmo che c'è stato prima, durante e dopo la gara, Alessandro? Ma sì Stefano, la più grande vittoria, nonostante, come ricordavi giustamente tu, quella sul campo ha una grande rilevanza, ma la più grande vittoria del movimento rugbistico italiano sono davvero i 72.357, per la precisione, spettatori che hanno affollato l'Olimpico e hanno goduto di una giornata straordinaria, anche grazie poi al villaggio terzo tempo della Peroni, che era lo Stato dei Marmi, una cornice unica, davvero un colpo d'occhio eccezionale. Girano tante immagini anche su Facebook di quella giornata e sono davvero straordinarie. I 6.000 scozzesi che sono venuti erano davvero tramortiti dalla bellezza di quello che hanno trovato, dal clima, dalla gioia, dalla festa. Veramente una vittoria sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista del seguito, della partecipazione, ma anche commerciale. E poi naturalmente c'è anche quella sul campo, e sul campo sicuramente ha un'importanza grandissima per molti motivi. Al di là del risultato in sé per sé, dobbiamo sempre ricordare che il nuovo CT Brunella ha preso la squadra solo 6 settimane prima del Sei Nazioni, torneo difficilissimo, molto equilibrato, con il meglio del rugby europeo. Dunque le prestazioni, a parte quella del secondo tempo con l'Irlanda, dove c'è stato un po' un crollo dell'Italia con 3 mete prese negli ultimi 20 minuti, per il resto sono state tutte prestazioni all'altezza, coronate appunto con la vittoria con la Scozia, che certamente consente adesso a Brunella e al suo staff di lavorare con maggiore tranquillità per il futuro. Ecco, no, e quando Jacques Brunel, il nostro CT, Alessandro, dice, ho sentito le dichiarazioni oggi su tutti i giornali, che tra qualche anno si può vincere il torneo, spostando ora più l'attenzione sull'aspetto tecnico, secondo te è veramente così? Cioè, possiamo nutrire questa fiducia alla luce di quello che si è visto in queste partite del Sei Nazioni? Ma sai Stefano, al di là delle forzature di noi giornalisti e dei titolisti soprattutto, che a cui piace spesso, no, forzare un po' la mano per arrivare a concetti un po' più estremi, Brunel dice una cosa secondo me sensata, cioè l'Italia può essere competitiva nel giro di 3 o 4 anni per poter aspirare realmente, con qualche possibilità, di arrivare all'obiettivo di vincere. Poi che si vinca obiettivamente è tutto da dimostrare, ma certamente l'Italia sta crescendo molto, soprattutto si è allargata la base di giocatori di livello internazionale grazie al lavoro della federazione con le varie accademie zonali e l'Accademia Federale di Tirrenia che raccoglie tutti i migliori giocatori under 20 e che sta giocando un buon torneo di categoria. E sicuramente stanno venendo alla luce una serie di talenti che, come ho scritto già diverse volte, sono un po' la generazione del Sei Nazioni, cioè sono quelli nati negli anni 90 che sono cresciuti vedendo in televisione o allo stadio i loro beniamini e hanno cominciato a praticare il rugby proprio come traino sul Sei Nazioni, sulla partecipazione al Sei Nazioni. Dunque sicuramente c'è una crescita da quando Brunella ha preso in mano la squadra, anche dal punto di vista dello spirito. La squadra gioca per segnare più che per difendere, come succedeva prima con Mallet, e questo sta dando i suoi primi frutti. Per ora, come ha detto lo stesso Brunel in conferenza stampa, a tratti. Naturalmente è un lavoro i cui frutti si potranno vedere appunto nel giro di 2 o 3 anni.
Eh sì, certo, tutti i grandi successi nella vita come nello sport vanno programmati e costruiti, non si può improvvisare nulla, però ecco, diciamo che in effetti degli elementi positivi sono emersi anche prima della partita di ieri, a dire il vero. Testa e attacco nel tuo editoriale, insomma, queste sono un po' le coordinate del gioco e del nuovo corso targato Brunel, che mi pare insomma sia uno da seguire. Adesso lui è stato anche insomma un atleta importante, un signore che nel rugby ha fatto cose significative. Mi pare l'uomo su cui poter costruire veramente un progetto importante, Alessandro. Guarda, io ho apprezzato subito la scelta della federazione per il dopo Mallet. Brunel è un allenatore, lo chiamo io, cioè un allenatore di campo, è un uomo che conosce il rugby in maniera profonda, lo ricordiamo, viene da una zona dove si mangia pane e rugby, praticamente lui è guascone, viene dai Pirenei, che è una zona in cui veramente il rugby è una religione. È un allenatore che ha riportato lo scudetto a Perpignano dopo 50 anni e certamente il rugby lo conosce, ha un'idea molto precisa di quello che serve all'Italia per crescere, ha un progetto di gioco molto interessante e sta cercando di metterlo in pratica. Naturalmente, come dicevamo prima, ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di lavoro, anzi molto lavoro, ma certamente se c'è qualcuno oggi in Europa che può dare una mano al rugby italiano a crescere, certamente lui è una persona giusta. Senti, ci sono dei giocatori ovviamente che sono delle vecchie conoscenze, tra virgolette, conferme importanti, Bergamasco su tutti, ma anche Paris, insomma sapevamo e conoscevamo già il loro valore, la loro affidabilità, Castro Giovanni, insomma neanche a dirlo. Ci sono però anche dei nomi nuovi, mi pare che si sono imposti all'attenzione generale un po' di tutti, per esempio questo Venditti, che mi pare sia un giocatore anche lui di grande prospettiva, ma già dal presente importante, insomma ieri è andato a meta, ha fatto altre cose molto interessanti. Quali sono gli uomini nuovi secondo te da cui ripartire dopo questo Sei Nazioni, Alessandro? Ma assolutamente, Venditti è il capofila di una serie di nuovi talenti, che soprattutto fra i tre quarti che stanno sbocciando. Venditti è un classico finalizzatore, un giocatore molto forte fisicamente, magari tecnicamente non è di livello straordinario, ma sicuramente ha le qualità per essere il finalizzatore che mancava alla squadra italiana, e si è visto in questo torneo. Due mete bellissime, quella con l'Inghilterra ma soprattutto quella di ieri con la Scozia, tra l'altro una meta molto ben costruita. Ma ieri ha giocato benissimo per esempio Cori, che è un altro ragazzo del 90, mediano di Mischi, in un ruolo molto difficile, quello che è uno dei registi della squadra insieme al mediano d'apertura, il numero 9. Beh, Ugo Cori davvero ieri ha giocato la sua miglior prestazione in nazionale e i risultati si sono visti. Poi c'è Benvenuti, che è un altro finalizzatore che gioca centro, ma anche nella categoria inferiore, negli under 20, nella nazionale ci sono dei giocatori molto interessanti, vari Morisi, Esposito, Campagnaro, sono tutti giocatori che probabilmente avremo modo di vedere nel prossimo tour della nazionale a giugno, quando si incontreranno Argentina, Canada e Stati Uniti, e sicuramente Brunel avrà spazio in quelle tre partite per provare dei giocatori nuovi. Eh sì, insomma, il tempo ci dirà, soprattutto se veramente sta nascendo una nazionale importante, non che non lo sia, questa lo è certamente, ma magari potrà giocarsela ancora di più e meglio da qui in avanti con le big del rugby internazionale. Questo è l'augurio che facciamo, perché in effetti ci sono alcuni giovani molto interessanti, l'entusiasmo del pubblico è il carburante migliore per poter crescere, per poter cercare anche altri risultati di prestigio, questo diventa fondamentale. Senti, prima di salutarti, Alessandro, poi si tornerà a parlare del campionato e delle altre cose, però la vittoria è andata invece al Galles, che si è imposta in questa edizione del Sei Nazioni. Un commento insomma sulla vittoria dei gallesi, se c'era da aspettarselo, se è un po' una sorpresa, tu che sei un grande esperto e conoscitore di rugby a livello mondiale. Ma guarda, io avevo pronosticato la vittoria del Galles solo non per attribuirmi dei meriti, ma era facile, perché in effetti in questo momento il Galles è la squadra europea che gioca il miglior rugby e interpretato dai migliori talenti. Loro hanno veramente una fioritura eccezionale, da Giorgio Norta, Leica, Penny, Priestland, sono veramente dei talenti straordinari. Cuthbert, che ha segnato una meta sia contro l'Italia che contro la Francia, sono davvero incredibili, hanno una cultura rugbistica in quel paese straordinaria. Se voi pensate che il Galles è grande più o meno come il Lazio, ha più o meno 3 milioni di abitanti e giocano tutti a rugby, quando c'è la nazionale che gioca il paese si ferma completamente e tutti partecipano. Naturalmente è qualcosa di ancora lontano per quanto riguarda noi,
E certamente il Galles lo sta dimostrando in campo. Oggi il Galles probabilmente è l'unica europea che veramente può pensare di giocare contro gli All Blacks con serie speranze di vincere. Quindi era tutto, diciamo, abbastanza prevedibile. Meno prevedibile i miglioramenti dell'Inghilterra, che usciva con le ossa rotte dal mondiale. La Francia probabilmente la delusione vera del campionato, ma anche l'Inghilterra ha qualcosa, l'Irlanda ha qualcosa da recriminare rispetto a un gruppo di giocatori che comincia a essere un po' logoro e che vede pochi ricambi dietro la generazione che ha costituito quella più forte degli ultimi anni. Quindi il Galles, sì, Stefano, era certamente preventivabile e penso che dominerà la scena europea ma anche mondiale per i prossimi anni. Bene, grazie ad Alessandro Fusco, collaboratore del Tempo, e poi io voglio sempre ricordare il suo blog alessandrofusco.com, dove trovate notizie, approfondimenti e commenti su tutto quello che è il mondo del rugby a 360 gradi. Grazie Alessandro, un abbraccio. Grazie a te Stefano.